Ieri mattina, nella sede della Compagnia Portuale di Marghera, la presenza di autorità civili e militari, quale il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio, l'ammiraglio Pelizzari della Capitaneria di Porto, l'eurodeputata onorevole Rosanna Conte, il sindaco di Venezia Brugnaro, il vice sindaco Tomaello, il consigliere regionale Dolfin, l'assessore Costalonga, il consigliere del comune di Venezia Brunello e altri rappresentanti istituzionali, oltre logicamente i veri protagonisti, i lavoratori portuali di Venezia, si è tenuto l'incontro tradizionale prenatalizio con scambio degli auguri. Menù tradizionale, companini, musetto, pasta e fagioli a partire dalle 7 del mattino, a coronare questo momento di incontro e a sottolineare l'importanza attuale del contesto cittadino di Venezia dell'attività portuale, la quale necessita di un'attenzione maggiore. Le sfide future che dovranno tornare a vedere Venezia al centro dell'interesse saranno dure. Si torna a parlare del protocollo Fanghi, oltre che della nuova autorità della Laguna, di croceristica, del piano morfologico, del MOSE e altro, il tutto focalizzando l'attenzione sulla salvaguardia e sulla sicurezza e ricordando le vittime tra i lavoratori portuali deceduti durante lo svolgimento del proprio servizio. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso.